Radioactive Team è un progetto che ha visto la collaborazione di 5 paesi oltre a noi, la Spagna, la Francia, la Turchia e la Polonia. L'esperienza di fare una radio è stata nuova per me, in quanto non avevo mai lavorato, per così dire, all'interno di una radio ed ho così potuto fare questo tipo di esperienza grazie alla mia scuola con questi compagni europei. Il progetto ha coordinato più di 200 ragazzi e le tematiche affrontate partivano direttamente dai loro interessi, ma non solo. Gli insegnanti li hanno guidati anche a guardare oltre, ad avere uno sguardo sulla società e sugli eventi che accadevano nel mondo. Mio gruppo, abbiamo parlato della musica internazionale e in particolare di Michael Jackson, uno dei artisti più influenti nella musica di oggi e soprattutto di ispirazione per gli artisti che sono nel mainstream. E di questa esperienza posso dire di aver accumulato tanta cultura, avendo letto gli articoli sia dei miei studenti coetanei italiani che quelli stranieri. I ragazzi erano divisi in gruppi nazionali e poi transnazionali e una volta alla settimana hanno sperimentato momenti di collaborazione, condivisione e ricerca di informazioni e di contenuti per redigere un giornale online, un e-magazine e creare una trasmissione radiofonica. Abbiamo scritto un articolo e abbiamo registrato una trasmissione radiofonica dove abbiamo immaginato di intervistare due sopravvissuti allo tsunami del 2004 avvenuto in Thailandia. Confrontandoci con i nostri partner degli altri paesi abbiamo constatato che la tecnologia può avere un lato positivo e un lato negativo. Può essere fonte di divertimento o di studio, oppure può diventare una dipendenza e avere degli effetti molto negativi sulla vita di tutti i giorni. Questa esperienza mi ha lasciato la capacità di saper dare importanza all'opinione di ciascun membro del gruppo, anche non avendolo fisicamente qua accanto a te e ascoltando il suo parere, puoi comunque dargli importanza accettando anche la sua opinione. Questa esperienza mi è servita innanzitutto per migliorare la mia pronuncia e mi ha insegnato a lavorare più come un gruppo. È stata un'esperienza nuova visto che non mi era mai capitato di lavorare per una radio e far finta di intervistare delle persone. Poi in fondo non siamo così diversi. Radioactive ha inoltre permesso ai ragazzi di incontrare esperti professionisti esterni, in particolare giornalisti televisivi, radiofonici e anche DJ. Lavorare insieme ha permesso di sviluppare competenze di vario tipo, creative, comunicative. E queste esperienze sono fondamentali per una scuola come la nostra, che desidera essere e avere un respiro internazionale.